Amaury Sperez e Angela Rende sono gli ultimi concorrenti ad essersi uniti all'avventura di Pechino Express. La coppia è apparsa sin da subito molto determinata. Intervistato dal settimanale Visto, il pallanuotista ha innanzitutto spiegato di essere immune agli apprezzamenti che Eva Grimaldi ha fatto nei suoi confronti. Angela non corre nessun rischio. Non sono ipocrita, so di piacere, ma a me questo non interessa, non ci faccio nemmeno caso. Perez, dunque, dimostra di non aver cambiato atteggiamento nei confronti delle donne che si complimentano con lui. Già in passato, infatti, aveva detto di ricevere tantissimi messaggi sui social, ma di non replicare mai quando alcune donne arrivavano al confine con la volgarità. Quando si tratta di volti noti che potrebbero piacergli, invece, cita Jennifer Aniston e Alessia Ventura. Le foto senza veli di Amaury Sperez, in passato, lo sportivo ha posato completamente nudo per un servizio fotografico. L'esperienza lo ha davvero imbarazzato, infatti ha commentato: "Che imbarazzo. Mi sono vergognato tantissimo. Quando poso in costume è diverso, ma nudo è stato davvero difficile. Tutte le volte che qualcuno mi definisce sex symbol, mi intimidisco e per questo mi metto a ridere. Non mi ci vedo proprio." Prima di Angela vedevo diverse donne contemporaneamente. Parlando del suo privato, il 38enne ha rivelato di aver avuto il suo primo rapporto sessuale a 16 anni. Prima di Angela, inoltre, era solito frequentare più donne contemporaneamente. Vedevo più donne contemporaneamente, ma perché non c'era un sentimento, un interesse vero. E poi loro lo sapevano, quindi più che tradimento parlerei di relazioni aperte. Comunque, con tutte le ragazze con cui sono stato, in seguito sono stato sempre in buoni rapporti. Non è stato facile per lui conquistare la moglie. Per riuscire ad ottenere il suo interesse, infatti, ci ha messo ben 2 mesi. Chi se ne frega.